E salve a tutti carissimi ascoltatori di Radio Android, bentornati in una nuova puntata. Qui come sempre è Mario che vi parla ed oggi ho il piacere di intervistare un calciatore attualmente nel Monza Calcio. Lui è Mario Sampirisi e te lo ringrazio veramente di cuore per aver accettato il mio invito. Salve a tutti, sono Sampirisi, ringrazio Mario per l'invito e diamo il via alle domande. Che ne diresti un po' di iniziare raccontandoci com'è che nasce questa tua carriera calcistica? Nasce da una società satellite del Milan, l'Aldini Bariviera. Nasce da lì e dopo sono andato al Milan, ho fatto 2 anni e mezzo di settore giovanile. Dopo mi sono trasferito al Genoa, che mi ha valorizzato facendomi esordire e poi mi ha dato la possibilità di farmi vedere nel calcio professionistico. Com'è nata questa tua passione per il calcio? La passione per il calcio nasce con gli amici al parco, giocando con loro, e dopo sogni sempre di diventare un calciatore, ecco, l'ho realizzato ed è la cosa più bella. Parlando di gol, hai mai dedicato un gol a qualcuno? Guarda, ho fatto solo un gol tra professionisti e lì in campo ho pensato soltanto a esultare. E dopo, sì, cioè, nel senso, l'ho dedicato a mia famiglia, alle persone che mi stanno vicino, alla mia ragazza, a loro. Soffermandoci un po' sulla società in cui ti trovi attualmente, nel Monza Calcio, come ti trovi in questa società? Mi trovo benissimo nel Monza, è una società molto, molto preparata, molto, molto ambiziosa, ma anche coi compagni, con tutti mi sto trovando benissimo, davvero, anche con chi lavora qua nella società Monza, ecco, sono tutte persone splendide. C'è soltanto da far noi bene in campo e portare il Monza in alto. Qual è stata la partita più importante per te da quando hai iniziato a giocare a calcio? Guarda, la partita più importante a livello personale per me è stato l'esordio, ecco, perché comunque ti affacci nel mondo dei professionisti ed è stata una partita importantissima per me. Poi giocando a San Siro contro l'Inter, anche se era Coppa Italia, ma è stato bellissimo. Poi ovvio che nella carriera ci sono diverse partite importanti a livello di calcio, di ambizione, di tutto, ecco. Però secondo me quella che mi ha dato più emozioni è stata l'esordio. Hai altre passioni oltre a quella per il calcio? Sì, passioni. Sì, a livello di sport mi piace giocare anche a tennis. Ah, ecco. Quando posso gioco a tennis. Parlando di sogni, adesso invece ti chiedo qual è il sogno che vorresti realizzare nella tua carriera calcistica? Guarda, un sogno che vorrei che si realizzasse è vincere il campionato con Monza, ma lo dico davvero perché tutti noi lo sentiamo, tutti noi abbiamo abbracciato questo progetto e davvero sarebbe una cosa grandiosa. Per ultimo mi va di volgere un po' un occhio di riguardo ai giovani ragazzi. Quali sono i consigli che ti senti di dare ad un giovane ragazzo che vuole avvicinarsi al mondo del calcio? Ma un consiglio da dare ai ragazzi è soprattutto di crederci sempre, di lavorare duro e che a volte i sogni si realizzano, ecco, attraverso il lavoro, attraverso il sacrificio, i sogni si realizzano. Bene, carissimo, come ti dicevo, questa era la mia ultima domanda. Io ti ringrazio veramente di cuore per aver accettato il mio invito. Ti mando un grande abbraccio e spero che tutti i tuoi sogni possano realizzarsi e che la tua carriera sia una carriera molto fruttuosa ancora. Ancora grazie e niente, ci sentiamo presto. Grazie a tutti, ringrazio nuovamente Mario per l'invito. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Android da Sampirisi.